Le soluzioni energetiche alternative promosse dall'establishment, come l'idrogeno, le biomasse e anche il nucleare, sono altamente insufficienti, dannose, ed esistono soltanto per perpetuare il sistema del profitto industriale. Quando guardiamo cosa c'è dietro la propaganda e le finte soluzioni promosse dalle compagnie energetiche, troviamo una serie pressoché infinita di risorse pulite, abbondanti e rinnovabili per la produzione di energia. L'energia solare ed eolica sono ben note al pubblico, ma il vero potenziale di questi è rimasto inespresso. L'energia prodotta dal sole è così tanta che un'ora di luce del sole a mezzogiorno contiene più energia di quella che in tutto il mondo si consuma in un anno. Se potessimo catturare un centesimo di questa energia, nel mondo si potrebbe smettere di usare il petrolio, gas e altro. La questione non è la disponibilità, ma le tecnologie che vengono utilizzate. E ci sono molti strumenti avanzati oggi che riuscirebbero a realizzare proprio questo, che però sono ostacolati dal bisogno di competere nel mercato dominato dal potere delle multinazionali. Poi abbiamo l'energia eolica. L'energia eolica è stata definita debole e condizionata dalla posizione geografica, quindi è per loro impraticabile. Non è vero. Il Dipartimento dell'Energia statunitense ha ammesso nel 2007 che se il vento venisse raccolto in soli 3 dei 50 stati americani, potrebbe rifornire l'intera nazione. E ci sono mezzi piuttosto sconosciuti che usano le maree e i moti ondosi. L'energia della marea deriva dallo spostamento degli oceani. Installando turbine che sfruttano questi movimenti, si genera energia. Nel Regno Unito 42 siti sono attualmente disponibili. Si prevede che il 34% dell'energia di tutto il Regno Unito può provenire solo dall'energia delle maree. La potenza delle onde, che estrae energia dai movimenti in superficie degli oceani, si stima che abbia una potenza globale al di sopra degli 80.000 terawattora all'anno. Questo significa che il 50% dell'energia dell'intero pianeta può essere prodotta solo da questo meccanismo. Ora è importante puntualizzare che queste energie, maree, onde, solari ed eoliche, non richiedono energia a loro volta da dover sfruttare, a differenza di carbone, petrolio, gas, biomasse, idrogeno e tutte le altre. Combinando solo questi quattro mezzi, sfruttando efficientemente la tecnologia, si può rifornire il mondo per sempre. Detto questo, si trova un'altra forma di energia rinnovabile pulita che batte tutte le altre. L'energia geotermica. L'energia geotermica consiste in quello che è chiamato contenimento di calore, il quale, attraverso un semplice processo che utilizza l'acqua, è capace di generare una quantità massiccia di energia pulita. Nel 2006 un report del MIT sull'energia geotermica scoprì che 13.000 zettajoule di energia sono attualmente disponibili sulla Terra, con la possibilità che 2.000 zettajoule si possano facilmente ricavare con tecnologia avanzata. Il consumo energetico totale di tutte le nazioni del pianeta è di circa metà zettajoule all'anno. Questo significa che circa 4.000 anni di energia planetaria può essere utilizzata solo attraverso questo mezzo. E se consideriamo che l'energia prodotta dalla Terra è costantemente rinnovabile, allora l'energia è davvero illimitata e potrebbe essere usata per sempre. Queste fonti di energia sono solo pochi dei mezzi rinnovabili e puliti disponibili. E più passerà il tempo, più ne troveremo. La conseguenza è che quindi noi abbiamo un quantitativo di energia disponibile senza inquinamento, meccanismi di conservazione ed effettivamente senza un prezzo.